mi sento tanto bene, però namaste da cabuna tengo una stappet. Ma ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Brigstock, tutta ciò marrei tu agni, e non lo so come cazzo è, ma spesso e volentieri catca malate, devo essere un pochino, mi saranno scese le difese immunitarie, ce l'ho via, eppure sto attento, cerco anche di prendere qualcosa come si chiama, di tutti che imbrughe, ultimamente mi hanno consigliato, anche l'amico Mike mi ha consigliato, a proprio Mike tengo ancora tutto la sintetra, mi ha consigliato come si chiamano loro, omega 3, insomma tutto, sto cercando di rinforzarmi un po' per aumentare le mie difese immunitarie, devo stare attento, insomma, pic di vitamine, pic di integrato, ma c'è da fe. Vabbè ragazzi, detto questo, allora sarà Milan Slavia Praga. Me devo dire che, visto e considerato quello che c'era, non è andata affatto male, non facciamo salti di gioia perché ovviamente ogni avversario va assolutamente rispettato, anche perché se è arrivato in diciamo fino a questo punto della competizione, evidentemente dei motivi ci saranno. Quindi Milan Slavia Praga va bene, anche perché ad un certo punto del sorteggio c'è stata la possibilità molto concreta di beccare il Bayer Leverkusen, che ovviamente in questo momento è un po' uno spauracchio, anche perché ha preso a pallate anche il Bayern di Monaco, è una squadra che sta in primo, diciamo in testa alla classifica in Germania, e quindi ovviamente sarebbe stato molto peggio come avversario. Quindi va bene così. Cercheremo insomma di dare il massimo. Gli altri accoppiamenti: la Roma ha preso il Brighton di De Zerbi ed sarà una bella sfida, e poi c'è stata l'Atalanta che ha preso lo Sporting Lisbona, c'è lo scontro tra Villarreal e Marsiglia, che anche questo è abbastanza interessante. L'unica cosa negativa di questo sorteggio è che sia il Liverpool che Bayer Leverkusen appunto hanno pescato bene, quindi sicuramente andranno avanti, quindi noi ovviamente cercheremo di andare avanti anche noi, però di sicuro loro ci saranno anche nel prossimo sorteggio. Va bene comunque ragazzi, adesso però concentriamoci, ritorniamo a pensare al campionato, perché ovviamente l'Europa League ripartirà tra un paio di settimane, quindi abbiamo il tempo per rituffarci nel campionato. Adesso avremo due scontri molto ma molto importanti, stiamo parlando di Milan-Atalanta di domenica sera, partita a cui tengo tantissimo, è inutile che ve lo sto a dire, e poi ci sarà la partita che si giocherà venerdì prossimo, quindi domenica sera, e poi venerdì prossimo andremo a giocare a Roma contro la Lazio, quindi due sfide molto delicate, molto importanti, molto difficili, importantissime. Poi ragazzi, detto questo, volevo spendere due parole sul discorso stadio. Oggi il video è abbastanza breve, anche perché insomma non ho molto tempo a disposizione. Vorrei parlare del discorso stadio un attimino sul discorso stadio. Abbiamo visto ieri Scaroni incontrare il sindaco Sala insieme alla dirigenza interista, non so chi ha rappresentato in questo momento, l'Eloce, D'Andonelde, come si chiama, probabilmente sarà stato lui. Hanno incontrato il sindaco Sala, incontro durato poco, una mezz'oretta, una roba del genere, e si dice che il Milan abbia, come l'Inter ovviamente, ascoltato quello che il sindaco Sala aveva da dire, abbia accettato questa possibilità ancora una volta di
vedere se si può ristrutturare San Siro e quindi magari Milan si dice interessata alla situazione, eccetera eccetera, per come la vedo io, ragazzi, perché poi sembra ovviamente abbastanza strano star lì adesso a parlare di nuovo di San Siro, di nuovo di una ristrutturazione dopo aver fatto i passi avanti che sono stati fatti, perché poi tra l'altro anche ieri c'è stato il consiglio comunale a San Donato, ci sono stati praticamente 15 sì su 15, hanno votato quindi tutti all'unanimità e la votazione è stata all'unanimità per diciamo il discorso insomma del cambio di d'uso di quello che sarà il terreno acquistato praticamente da Milan, e quindi si sta andando avanti insomma da questo punto di vista. È chiaro che il Milan in questo momento ha tutto, diciamo, come dire, l'interesse ad andare avanti, a tenere calda anche la situazione San Siro, perché non si sa mai dall'altra parte cosa succede, male che vada, male che le cose, diciamo, davvero debbano andare male, una società come il Milan può prendere in considerazione un'ipotesi che in questo momento è ancora di nuovo al, diciamo, come dire, al vaglio, nel senso che bisognerà adesso capire diciamo lo studio di fattibilità, quindi ci sono ancora delle tempistiche che si allungano per quanto riguarda il discorso Milano, il discorso San Siro. Quindi nel frattempo questa cosa va avanti, noi facciamo il nostro. Se le cose dovessero andare bene per San Donato, il Milan sarà ovviamente diciamo deciso a lasciare, ad abbandonare questa ipotesi qua di San Siro, ma in questo momento qua sarebbe sbagliato dire di no a prescindere, dire di no a priori, perché in questo momento non costa nulla, insomma non c'è una, come dire, non bisogna firmare niente per portare avanti questo discorso con San Siro. Quindi in questo momento mi sembrava abbastanza scontato che il Milan si dicesse interessato alla questione San Siro, ma per quanto riguarda insomma il discorso stadio stiamo andando dritti verso San Donato, e penso che da questo punto di vista non ci sono grossi dubbi. Al di là di questo, ragazzi, niente, domani sarà sabato, giorno di vigilia, e quindi magari domani ci sentiremo per parlare di quello che sarà, di quella che sarà probabilmente insomma la formazione che affronterà l'Atalanta, quali saranno le scelte dell'allenatore, eccetera. Insomma, in questo momento qua è un pochino prematuro parlare di questo, e quindi non ne vale la pena. Ragazzi, non vi voglio rubare altro tempo, questo è quanto. Mi raccomando, insomma, continuate ad iscrivervi, continuate a seguire, continuate a lasciare un like che è fondamentale, continuate a condividere i video del Briga, e poi, come vi dico spesso, se ne avete voglia, tasto grazie per le donazioni e abbonamenti. Ogni va voglia bene a sé, vi abbraccio tutti, vi auguro un buon weekend, perché tra poco insomma, stiamo entrando nel weekend. Tra l'altro già la Serie A oggi ricomincia già stasera, si gioca ogni giorno, ogni day se shock. E quindi è molto bello per chi è appassionato di calcio poter vedere partite di qua, partite di là. Va bene così, Wagner, va bene così. Ma ehi, Wagner, non lo voglio. Ciao a tutti, va bene.